Le aree interne in Toscana coprono una superficie molto vasta, supera la metà di quella dell'intera regione e sono abitate da oltre 1.100.000 persone. C'è una commissione ora che lavora per garantire sviluppo e servizi ai 200 comuni interessati e che ha prodotto anche nell'ultima seduta un documento condiviso da tutta l'Aula. A proposito di aree interne, cade in questi giorni il 25esimo anniversario dell'alluvione in Alta Versilia Garfagnana che provocò morte e distruzione, come documentano le nostre immagini di quei momenti e come testimoniano le foto della mostra presentata a Firenze in questi giorni. La campagna dei vaccini va avanti mentre stiamo passando ad una fase di minore emergenza, certo, della lotta al Covid, e prende il via anche la commissione di inchiesta che hanno voluto le opposizioni rispetto ai ritardi della prima fase. Dopo il confronto dei giorni scorsi si continua a parlare molto di infrastrutture viarie che in alcuni casi potrebbero essere realizzate grazie al contributo delle risorse europee. Qualcuna di queste è anche prevista dal piano regionale di sviluppo di cui si è cominciato a discutere pochi giorni fa. Una però è un'urgenza rinnovata, la sistemazione, la messa in sicurezza della Firenze-Pisa-Livorno. La Vespa, un mito italiano e soprattutto toscano, viene celebrato anche in Consiglio regionale, mentre il Corecom lancia l'edizione toscana in spot con il tema Ritorno al futuro. Parleremo anche di questo oggi in Regionando. Delle aree interne ha parlato anche la Commissione Sanità, ma il Consiglio regionale nella sua ultima seduta ha votato in maniera unanime la risoluzione che chiede di intercettare ogni possibilità offerta dal nostro Recovery Plan, il piano di ripresa e resilienza che attinge alle risorse europee. Sono 200, lo ricordiamo, i comuni interessati, e in totale sono 276 in Toscana. Coprono una superficie di 16.500 km² sul totale di 23.000. Vi risiedono 1.140.000 persone, tante, anche se l'11% in meno rispetto a 40 anni fa. Già negli ultimi anni quasi il 30% delle risorse europee sono state destinate a queste realtà che nel periodo dopo il Covid potrebbero far registrare un rinnovato e veloce sviluppo. Ne parla, ma sono tutti d'accordo, il presidente della commissione. Il recovery e l'esame che abbiamo fatto in commissione presenta molte opportunità. Il piano nazionale dei borghi, la questione della connettività, il rilancio dell'attività turistica, un nuovo modello di sanità territoriale. Noi, per raggiungere questi obiettivi e per intercettare queste risorse, abbiamo innanzitutto delineato per la Giunta regionale un obiettivo. Se in Toscana, nelle aree interne, è concentrata un terzo della popolazione regionale, l'obiettivo che ci dobbiamo porre è che un terzo delle risorse che arriveranno in Toscana dal Recovery Plan siano destinate alle aree interne. È un obiettivo ambizioso, ma un obiettivo necessario. E per raggiungerlo abbiamo delineato due obiettivi di medio termine. Il primo, la regione si deve strutturare per dare una mano ai comuni, perché senza progetti non si intercettano i finanziamenti. Quindi noi chiediamo alla Giunta e al Presidente di strutturare un'unità di missione, un coordinamento. L'altro, occorre come regione mettere in campo un fondo per sostenere l'attività di progettazione. Anche Bartolini della Lega, vicepresidente della stessa commissione, insiste sul legame tra necessità di sviluppo delle nostre aree interne e piano nazionale di ripresa e resilienza. Gabriele Veneri, Fratelli d'Italia, aggiunge che proprio per favorire lo smart working da un lato e l'erogazione di servizi efficienti e telematici, questa è un'occasione straordinaria, praticamente unica. A proposito, attraverso una mozione è stato chiesto alla Giunta di procedere agli indennizi adeguati per le attività colpite dalla chiusura della strada statale del Brennero, in provincia di Pistoia. Si lega in qualche modo al tema delle aree interne anche il triste anniversario che celebriamo adesso. Sono trascorsi infatti 25 anni dall'alluvione in Alta Versilia Garfagnana. Rivediamo le nostre drammatiche immagini di quei momenti riprese da una nostra troupe che rimase anche lì bloccata a lungo.
Quel giorno, il 19 giugno 1996, ci furono precipitazioni record che ingrossarono in quella zona il fiume Versilia. Verso le 13 straripò, devastando la frazione di Cardoso nel comune di Stazzema, poi Ponte Stazzemese, ancora Seravezza e Ripa. Sull'altro versante l'alluvione colpì soprattutto Forno Volasco. Furono 15 in totale le vittime, compreso un tecnico che nei giorni successivi faceva un sopralluogo. Sono stati ingentissimi i danni. Ecco il ricordo dell'ex presidente della regione toscana Vannino Chiti e del commissario per l'emergenza di allora Paolo Fontanelli, formalmente lo ricordiamo, era il subcommissario. Ho ricordo di una situazione drammatica di cui era difficile rendersi conto, a livello nazionale parlo, perché quel giorno in Italia niente diceva che ci sarebbe stata una pioggia. È stato, credo, il primo caso di un uragano da noi, di una bomba d'acqua qui da noi in Italia. E anche a pochi chilometri da dove avveniva c'era un altro tipo di tempo, c'era il sole e non ci si rendeva conto. Le vittime e poi la fatica, l'impegno della ricostruzione con un rapporto molto positivo con i sindaci, con le popolazioni e con il governo nazionale. Quella vicenda aprì una stagione di straordinaria novità perché le competenze della protezione civile non ce le avevano le regioni. E quindi fu la prima volta in cui la regione fu chiamata, allora era sottosegretario professor Barberi, all'idea di guidare il processo di uscita dall'emergenza e di ricostruzione. Quindi fu, come dire, allora per quell'epoca uno dei primi passi verso l'idea, un'idea di federalismo, di decentramento molto forte, anche di una materia come quella della protezione civile, che era sempre stata una materia con un alto grado di centralizzazione. La regione si misurò con quella sfida in maniera innovativa. Noi aprimo un ufficio straordinario a Pietrasanta, portando lì tra alcuni tra i dirigenti migliori della regione. Stabilimmo un rapporto quotidiano non solo con le amministrazioni comunali, i sindaci, ma anche direttamente con i comitati degli alluvionati, con le popolazioni. Insomma. Chiti e Fontanelli sono a Palazzo del Pegaso perché qui il presidente del Consiglio regionale Mazzeo ha voluto presentare la mostra, già aperta in 4 comuni, a Stazzema, Seravezza e Pietrasanta. Lo resterà fino all'11 luglio, a Forte dei Marmi fino al 1 agosto. Per il presidente questa è l'occasione per ricordare, certo, ma anche per rilanciare l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano più, e cita il dramma di Livorno di appena 3 anni e mezzo fa, 2017. C'è anche qui il sindaco di Stazzema di oggi. Rimane una ferita aperta perché quell'evento atmosferico ha portato via 14 persone, quindi un evento straordinario, come già chi mi ha preceduto vi ha raccontato, una bomba d'acqua in una porzione piccolissima del territorio dell'Alta Versilia che ha distrutto un'intera vallata, Cardoso, Ponte Stazzemese, Ruosina, fino alla foce del fiume Versilia, portandosi con sé 14 vittime, una delle quali non è stata mai ritrovata. È stato un dissesto enorme in una montagna che era una montagna antropizzata. Il comune di Stazzema fino a qualche decennio prima contava 7.000 abitanti, oggi siamo in 3.000 abitanti. Il nemico della montagna non sono alcune situazioni, ma è lo spopolamento. E lo spopolamento avviene per un elemento semplice, perché non ci sono politiche che favoriscono il permanere dei residenti nella montagna toscana italiana, per esempio politiche di defiscalizzazione a favore di chi vive in montagna. Per esempio in questi giorni noi sindaci stiamo lottando per mantenere le scuole aperte in montagna, mentre invece c'è una tendenza a chiudere le sezioni delle scuole. Ecco, questo vuol dire distruggere la montagna, vuol dire fare danni non in vita umana, ma come ha fatto l'alluvione nel 96. Nella sua ultima seduta, come sanno i nostri telespettatori, il Consiglio regionale ha discusso a lungo del piano regionale di sviluppo e del capitolo infrastrutture contenuto in esso. Per le infrastrutture emerge il nodo della Firenze-Pisa-Livorno, che proprio negli stessi momenti viveva una situazione difficilissima per un nuovo cedimento, una paralisi che sollecita una soluzione con o senza le risorse del recovery plan. Ne parla in diretta nella nostra trasmissione il mio consiglio, anche il presidente Mazzeo.
È evidente che dobbiamo ragionare su due livelli. Un livello è quello purtroppo di una manutenzione che richiede lavori impegnativi e pesanti, uno è quello di prospettiva. Sulla manutenzione io penso che noi dovremmo fare un'ordinanza perché i TIR non passino più su quella strada in questo periodo di lavoro, e solo per un periodo transitorio, perché se non passano con un progetto TIR, però, con un progetto però in parallelo di sviluppo. Quale sarebbe? Il progetto di sviluppo è quello di fare una società che si chiama Strade Toscana S.P.A. Che dovrebbe avere il compito di realizzare almeno le corsie d'emergenza, ma se possibile, dove possibile, le terze corsie. È un lavoro da diverse centinaia di milioni di euro che richiede diversi anni e che richiede l'aiuto dello Stato. Io penso ci siano tutte le condizioni per farlo. Io penso che se non facciamo questo, il territorio che collega Firenze a Pisa e a Livorno è un territorio che resterà indietro rispetto agli altri territori della Toscana, e noi non ce lo possiamo permettere. Il problema è evidente, sulle soluzioni ci sono certo opinioni diverse, ma sulla necessità di affrontarlo sono tutti d'accordo, perché la situazione è difficile e pesa anche sull'economia. Io ho chiesto a IRPET, che è l'istituto che si occupa di queste questioni a livello regionale, quanto costa in termini di minor competitività e di maggior costi, quanto costano gli ingorghi e le criticità sulla FIPLI. Ebbene, costano 100.000 euro il giorno per 5 giorni la settimana, sono 500.000 la settimana, 2 milioni il mese, oltre 20 milioni l'anno in termini di minor competitività e di maggiori costi per il sistema toscana. Quindi questo è quanto ci costa la FIPLI quando le cose vanno normali, ovvero quando non ci sono episodi straordinari come quelli di questi giorni. Rispetto a queste, anche nel piano di investimenti di cui discutiamo oggi in Consiglio regionale, sulla FIPLI non si dice una sola parola se non immaginare questa ipotesi di Toscana Strade, che sinceramente per ora non si è ancora bene capito in che cosa consisterebbe e quali effetti avrebbe. Cioè non è che se si cambia, chi la gestisce cambia la situazione. La FIPLI è un freno a mano tirato per l'economia toscana, che costa in termini di PIL, di competitività, di occasioni e soprattutto che genera confusione ogni giorno. Di infrastrutture con accenti diversi parlano tutti, anche quando il discorso è più generale, legato al nuovo piano regionale di sviluppo. Il tema è quello della mobilità sostenibile, la volontà condivisa è quella di avvicinare i territori, le diverse Toscane. È una grande occasione perché la Toscana nei prossimi anni potrà usufruire delle risorse provenienti dal settennato 21-27 della programmazione ordinaria per quanto riguarda l'FSE, per quanto riguarda il POR, per quanto riguarda lo sviluppo regionale, a quali però si assommeranno le risorse provenienti dal PNRR, vale a dire il Piano Nazionale di Resilienza e Rilancio. E quindi ci saranno risorse importanti che però dovranno essere colte. È una grande occasione per cercare anche di riunire e di riconnettere quelle tre Toscane a cui fa riferimento l'IRPET, vale a dire quella più ricca, più dinamica, quella centrale, più urbanizzata, con la costa e le aree interne, che hanno maggiori difficoltà ma che hanno mostrato proprio in questa fase pandemia anche delle grandi potenzialità per quanto riguarda lo sviluppo anche di carattere turistico. Anche per il gruppo di Italia Viva questa è un'occasione straordinaria e positiva per colmare le differenze. Le risorse comunitarie si integrano con le risorse dei toscani e con il quale noi faremo programmazione per i prossimi anni. È un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche, delle zone rurali, dei collegamenti, della connettività, della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica, perché la tenuta sanitaria di una regione determina sviluppo economico. Questa pandemia ci ha detto questo, quanto siano importanti le infrastrutture, l'innovazione, i giovani, una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi. E le opposizioni? Ecco la capogruppo della Lega sul piano regionale di sviluppo e sulle infrastrutture. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul
piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAER è già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata, perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa, ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana. Ancora più netto il giudizio del Movimento 5 Stelle, che accusa tutta l'impostazione del piano regionale di avere una visione passata su moltissimi temi, anche quello delle infrastrutture. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti, vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono i medesimi e su questi ci si è investito molti soldi. Quindi quello che secondo noi si prospetta è l'ennesimo fallimento di politiche che sono sempre le stesse, trite e ritrite, e soprattutto che non mettono l'attenzione sul territorio, sul benessere delle persone, ma sempre sui numeri del PIL. Tutti d'accordo invece sulla necessità di sostenere le attività delle università americane per stranieri in Toscana. Ne parla e spiega bene qual è l'auspicio la Presidente della Commissione. Università americane, scuole di italiano per stranieri, istituzioni generatrici di indotto anche turistico, perché poi si trattava di scuole e centri di formazione che attiravano studenti da tutto il mondo e che al momento sono rimaste completamente a zero e senza poter esercitare la loro attività, senza utenti, che invece stanno pian piano tornando. È un settore che impiega moltissimi insegnanti, precari di un mondo di istruzione che però non è percepito dalle nostre istituzioni della scuola e dell'istruzione e sfugge anche alle dinamiche dei sostegni alle imprese. Ci sembra un settore da aiutare, è un settore che ha in Toscana numeri rilevantissimi, tra Firenze e Siena sono le due città in Italia che raggruppano più centri, più scuole internazionali dopo Roma, e quindi diciamo che è un settore che caratterizza moltissimo e dà identità al nostro territorio. A margine della seduta si è tornati a parlare anche della campagna vaccinale e della commissione di inchiesta, che adesso è la scelta voluta dalle opposizioni. Vi ricordate, il 7 aprile scorso il Consiglio votò la nascita di una commissione speciale, che però si è arenata tra veti incrociati e di fatto non è mai partita. Fratelli d'Italia invece già allora voleva la commissione di inchiesta. Tempo ne abbiamo perso tanto, perché quando Fratelli d'Italia chiedeva la commissione di inchiesta, altre forze politiche pensavano che fosse meglio creare una commissione a supporto del piano vaccinale dell'assessore Pezzini. Noi lo sapevamo che non era quella la strada, che la strada era cercare di capire cosa non aveva funzionato in avvio di questo piano vaccinale, e lo si poteva fare attraverso la commissione d'inchiesta. Ma la notizia è che, come purtroppo sospettavamo all'inizio, la commissione speciale che il Partito Democratico si era inventato era soltanto un modo per nascondere tutto quello che non aveva funzionato e che non ha funzionato in Toscana nelle prime fasi del piano vaccinale. Dispiace che forze politiche di opposizione ci siano inizialmente cascate, diciamo così, cadute così nella trappola del Partito Democratico. Sulle ali della Vespa è il cortometraggio di Renato Raimo, presentato in anteprima a Firenze in questa conferenza stampa a Palazzo del Pegaso. La storia è quella di un successo imprenditoriale di design che ora un nonno vuole tramandare nella finzione cinematografica al giovane nipote. Beh sì, sulle ali della Vespa, girato proprio durante il Covid, porta in sé una magia particolare. Vuoi perché racconta un mito, quello della Vespa, che tutti conosciamo e che le generazioni a cui si rivolge, appunto i sedicenni, hanno recepito in maniera oltre l'aspettativa. Il protagonista gira con l'iPhone in tasca, ma arriva a scuola col ciaino. Ecco, quindi, e non stride tutto questo, anzi sembra perfettamente collocato in un racconto dove chiaramente la magia del racconto porta un nonno che ha lavorato alla Piaggio a trasmettere questa passione, che poi forse è la mia di regista e che ho inconsciamente incastonato nel racconto, no? E quindi è venuto fuori la freschezza, la gioia di raccontare un percorso adolescenziale. Tutto rimane perfettamente nella vita di oggi, non è retorica, non è stata stravolta la vita dei ragazzi, anzi io ho chiesto proprio
a loro questo. Come vivreste oggi voi questo mito, questo modello, questa grande avventura che si chiama Vespa? Nella realizzazione, le riprese sono state effettuate nel comune di Vico Pisano, sono stati coinvolti gli studenti dell'Ipsia Pacinotti di Pontedera. Sì, il progetto nasce nel 2019, quindi in un anno in cui non era minimamente prevedibile la pandemia e l'emergenza e tutto quanto è seguito. Nasce quindi come un progetto incentrato da un lato sul territorio, dall'altro su temi che potessero essere cari anche al mondo giovanile, al mondo della scuola. Ci sono il rapporto tra nuove e vecchie generazioni, c'è anche un piccolo cenno al tema ambientale, c'è il tema del bullismo. E c'è il tema del territorio. È così, la situazione a Vico Pisano sta riprendendo, cominciamo a rivedere turisti, visitatori, non ancora chiaramente a livelli pre-Covid, dove erano in grande crescita. Questo è un altro importante progetto, importantissimo anche come visione, che noi vogliamo appoggiare, che stiamo appoggiando e che spero che anche la Regione continui a appoggiare con questa forza per ottenere risultati importanti per la nostra comunità. Ed ecco il commento del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo tra passato e futuro. La Vespa è saper tenere insieme tradizione e innovazione. La tradizione legata alla vita che tanti di voi, tanti di noi hanno avuto sulla Vespa, i primi amori, le prime conoscenze, la voglia di guardare al futuro con speranza. E dall'altro l'innovazione legata a nuove tipologie di mobilità, penso alla mobilità elettrica. E poi quel titolo, sulle ali della Vespa. Il nostro simbolo, il simbolo della regione è il Pegaso alato, con le sue zampe nella storia, esattamente come la Vespa, ma con le ali che guardano al futuro. Lo stesso Mazzeo il giorno dopo ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di Toscana in Spot 2021. Ritorno al futuro, è il concorso annuale del CORE, come il Comitato Regionale per le Comunicazioni. Ecco il presidente Enzo Brogi. Noi vorremmo offrire l'opportunità ai giovani, in modo particolare filmmaker della Toscana, la possibilità di raccontarci come loro vedono il 2050. Raccontarcelo dando spazio alla creatività, alla fantasia, immaginando, e l'immaginazione si sa che è la massima espressione della libertà, e allora questi stimoli possono divenire un messaggio, un'idea, uno stimolo per quello che potrà essere la Toscana del 2050. Una Toscana che avrà vissuto però questa situazione di pandemia, che comunque modificherà in tutti noi le abitudini, le culture, e allora vedere come lavoreremo nel 2050, come ci muoveremo nel 2050, come costruiremo le nostre città nel 2050. Noi torniamo venerdì prossimo, sempre dopo il TG della sera di Telegranducato. Seguiremo tutte le sedute fino alla pausa estiva prevista dalla seconda settimana di agosto.